Amici cosplayer non, benvenuti a questo nuovo video. Come sapete bene, le sfere del drago sono 7. Come 7, i motivi che sto per elencarvi perché Vegeta è migliore di Goku. Come primo punto prendiamo in esempio il lato educativo che i due Saiyan dimostrano verso il pubblico. Goku abbandona costantemente la famiglia dimostrandosi interessato solamente all'allenamento. Fa rischiare la vita a Gohan molteplici volte in combattimento e se ne sbatte altamente di tutto quello che succede a casa sua. Nel primo episodio di Dragon Ball Super schiavizza addirittura Goten a lavorare al posto suo sul trattore e non ci pensa due volte ad accettare un sacco di soldi da Mr. Satan pur di non lavorare e far contenta Chi-Chi e avere la possibilità di allenarsi senza che lei gli rompa le palle. Vegeta, al contrario di lui, nonostante il carattere duro ed orgoglioso, si dimostra più e più volte molto protettivo e amoroso verso la famiglia e verso le persone alle quali vuole bene. Quindi Vegeta è molto più uomo e ha molto più senso di responsabilità rispetto a Goku. Vegeta si allena da solo, ricercando in totale solitudine maggiore forza e potenza combattiva. Goku invece è costantemente allenato da persone appartenenti a altri pianeti o terrestri che gli mostrano sempre le tecniche, partendo fin dalla prima Kamehameha insegnatagli dal maestro Muten. Vegeta apprende con fatica, sudore e sangue ogni sua singola tecnica. Perfino la trasformazione Super Saiyan è molto più significativa in Vegeta, in quanto la ricerca tramite rabbia e allenamento. Goku invece ha come catalizzatore l'uccisione di Krillin. Ricordiamo che i Saiyan diventano sempre più forti ogni volta che recuperano le energie da una ferita mortale. Nel corso dell'opera di Dragon Ball, Vegeta ha molte meno Zenkai Power rispetto a Goku. Vegeta ha la maggiore ambizione in tutto Dragon Ball, perché Goku ha l'ambizione di trovare avversari sempre più forti e superarli. Vegeta invece è ossessionato da Goku, cioè vuole superare la persona che vuole superare tutti. Quindi di conseguenza la sua ambizione è la più grande di tutte quante. Vegeta è un genio del combattimento, stratega e attento osservatore del campo di battaglia. È lui che consiglia a Goku di usare la Genki Dama contro Majin Buu. In quell'occasione Goku non ci sarebbe mai arrivato da solo. È rilevante anche il fatto che Vegeta sia l'unico a mantenere il totale controllo mentale anche una volta che si è trasformato in Osaru. Goku è costantemente aiutato da altre persone durante le battaglie. Vegeta invece combatte contro Goku e amici in totale solitudine dopo la morte di Nappa. Goku non l'avrebbe mai sconfitto da solo e ci riesce solamente grazie all'aiuto di Jirobei e soprattutto di Krillin e Gohan che riflettono verso Vegeta la piccola Genki Dama che Goku aveva creato in precedenza. Ricordiamo anche ad esempio che Goku riesce a sconfiggere Broly solamente grazie a tutta l'energia che gli altri guerrieri gli donano e riesce a sferrare il colpo letale al leggendario Super Saiyan solo dopo aver ricevuto la parte di energia di Vegeta. Goku è un totale irresponsabile, decide spesso di mantenere in vita l'avversario solamente per avere una seconda occasione di poter combattere di nuovo contro di lui. Solamente per il piacere personale di poter ricombattere un nemico molto potente, Goku mette a repentaglio la vita di tutti i terrestri e di tutto l'universo. Vegeta invece lo riprende più volte per questo suo comportamento molto sconsiderato e sbaglia solo una volta quando lascia andare Cell in maniera tale che lui possa ottenere il corpo perfetto, ma lo aveva fatto non sicuramente per pietà. Goku, trasformato in Super Saiyan 3, non riesce nemmeno a sfiorare Bills, il dio della distruzione, che anzi lo fa volare semplicemente dandogli un colpetto con le dita. Vegeta invece riesce a colpire ripetutamente il dio della distruzione resistendo anche a un suo colpo diretto. Potrebbero esserci molti più di 7 motivi per i quali Vegeta è più forte e migliore di Goku, perché lui è e resterà sempre l'orgoglioso principe di tutti i Saiyan. Sono Vegeta.